Roberto Chiuto è dunque il nuovo presidente della Regione Calabria con il 54,46% dei consensi. Il dato, noto già da ieri dalle prime proiezioni, è adesso ufficiale, essendosi concluse le operazioni di scrutinio delle regionali. L'esponente di Forza Italia, candidato del centrodestra, ha praticamente doppiato la candidata di centrosinistra e Movimento 5 Stelle Amalia Bruni, che si è fermata al 27,68% e che entra comunque in consiglio regionale come migliore candidato sconfitto. Luigi De Maggi, se a capo di un polo civico, tiene il 16-17% e non entrerà in consiglio regionale, avendo scelto di non presentarsi in lista. Il civico Mario Oliverio, ex presidente DEM della regione, si è fermato all'1,7%. Secondo la prima attribuzione fatta dal Ministero dell'Interno, al centrodestra vanno 20 consiglieri, 7 a Forza Italia, 4 ciascuno a Fratelli d'Italia e Lega, 2 ciascuno a Forza Azzurri e Coraggio Italia, 1 all'UDC, 7 al centro-sinistra, 5 al PD e 2 al Movimento 5 Stelle, che entra per la prima volta in consiglio regionale, e 2 alla lista De Magistris presidente. Non ce l'ha fatta l'ex sindaco di Riace Domenico Lucano, che nonostante 9.779 preferenze ha visto la sua lista fermarsi al 2,39%, non raggiungendo quindi il quorum necessario a far scattare il seggio. E quindi Forza Italia è il primo partito in Calabria, una regione nella quale il partito di Berlusconi ha sempre ottenuto buoni risultati, anche in controtendenza rispetto al resto d'Italia. Al termine dello spoglio, Forza Italia ottiene il 17,31%, salendo di 5 punti rispetto alle regionali del 2020 e di 4 punti rispetto alle europee del 2019. Un dato ancora migliore se si somma il risultato della lista Forza Azzurri, direttamente emanazione di Forza Italia, che ha ottenuto un ulteriore 6,52%. Arretrano invece gli altri due principali partiti della coalizione, con la Lega che subisce anche il sorpasso di Fratelli d'Italia. Il partito di Salvini perde 4 punti rispetto a un anno fa, perdendo il 14% rispetto alle europee. Viene così sorpassato da Fratelli d'Italia, che comunque scende di 2 punti rispetto alle regionali del 2020 e di poco meno rispetto alle europee. Il secondo partito nella regione è il PD con il 13-18%. Anche i DEM comunque sono in calo rispetto al 2020 e rispetto anche alle europee. Stabili 5 Stelle, ma senza recuperare sul dato delle europee, che li vedeva primo partito in Calabria. Per quanto riguarda gli eletti in consiglio regionale relativamente alla circoscrizione della Calabria centrale, nonostante il riparto non sia stato ancora ufficialmente effettuato, si possono comunque fare i nomi di coloro che quasi certamente saranno eletti tra Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Forza Italia porta certamente in consiglio regionale Michele Comito e Valeria Fedele. La Lega elegge Filippo Mancuso e Pietro Raso. Francesco Denisi riesce nell'impresa di arrivare a Palazzo Campanella tra le file di Coraggio Italia. Colpo di scena in Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni elegge Antonio Montuoro, che supera alla photo finish Filippo Pietropaolo. Non confermato invece, al contrario di come sembrava in un primo momento, Baldo Esposito, nonostante i suoi 7.225 consensi. Sul fronte del centro-sinistra sono due gli eletti in seno al Partito Democratico. Si tratta del sindaco di Soverato Ernesto Alecci e del sindacalista vibonese, già segretario della CGIL, Raffaele Mammoliti. Si aprono le porte di Palazzo Campanella pure per il pentastellato Francesco Afflitto. Accede al riparto anche la lista De Magistris presidente nella circoscrizione centrale. Primo in graduatoria è il notaio vibonese Antonio Lo Schiavo, che riesce così ad entrare nell'astronave.